Eccoci qui allora amici di Ciocomo, buongiorno, buongiorno, buona mattinata in nostra compagnia. Qualche minuto di ritardo per il nostro approfondimento, ma ci siamo anche oggi. E allora parliamo della ripresa, parliamo di questa fase 3 ormai, perché da lunedì si riparte a tutto tondo, riaprono anche le frontiere, si potrà andare in Svizzera, riaprono praticamente tutte le attività, con grossi problemi. Ce li facciamo raccontare, da Enzo Fantinato, funzionario della CNA Lario della Brianza di Como, che è collegato con noi, anche perché, caro Enzo, la CNA ha tantissimi associati che credo, immagino, stanno facendo grossa fatica, grossi problemi per poter ripartire. Buongiorno intanto, Enzo, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, buongiorno a tutti. Sì, siamo qui pronti a ripartire, perlomeno si fa per dire, pronti a ripartire. Noi ci siamo, stiamo ancora aspettando di leggere a fondo i promessi sposi o guerra e pace, i volumi e il materiale prodotto da questo governo che dovrebbe essere propedeutico alla ripresa, usiamo condizionale, dovrebbe essere Senti propedeutico. Enzo, lunedì ho detto praticamente la ripresa, no? Si aprono le frontiere e tutte le attività, comprese anche quelle più ludiche, le discoteche tra cui, ma poi ne parleremo con degli addetti ai lavori che sono ovviamente critici, ripartono, riaprono, cinema, insomma, l'attività da lunedì prossimo dovrebbe essere completata dopo il lockdown. I vostri problemi però, come dicevi tu, quali sono? Quelli della vostra categoria che rappresenta, Enzo, decine e decine di iscritti, piccoli artigiani, attività anche piccole, no? Che voi rappresentate. Sì, direi che noi rappresentiamo un po' tutto il mondo della produzione, praticamente il pilastro portante dell'economia italiana, la rappresentanza, quelli che lavorano veramente e quelli che di solito pagano le tasse, questo è da sottolineare, e quelli che purtroppo oggi, ad oggi sono quelli che stanno soffrendo rispetto alla chiusura per decreto. Sì, riaprono tutti e soprattutto riaprono i servizi. Ci tenevo a sottolineare un aspetto, riaprono i servizi, ma noi siamo un paese produttivo, per cui qui c'è più gente di servizio che gente che produce, per cui si è pensato di più all'aspetto ludico, ma non ludico nel senso dei ristoranti, perché i ristoranti sono quelli che in questo momento soffrono di più, perché se non c'è la produzione, non c'è lavoro, non c'è, le aziende soffrono, non pagano gli stipendi e i dipendenti non hanno i soldi per andare al ristorante, per andare in palestra, per fare la ginnastica. Altro aspetto, si è pensato a tutto, ma visto che si parla sempre al femminile, una battuta, permettetemela, nei confronti del mondo femminile, non si è pensato alle mamme e alla riapertura degli asili, insomma, si è pensato a tutto meno che all'asse portante che è l'istruzione e la scuola. È stata Ne l'ultima. abbiamo parlato Enzo anche ieri mattina proprio con il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, che era qua da noi e che proprio ha risposto ad alcune domande relative al tema a cui facevi riferimento tu, agli asili per i bimbi più piccoli, quelli 0-3 anni. Ecco, lì purtroppo non si riparte. Quindi disagi per le famiglie, disagi per le mamme, disagi per i genitori che sono a casa. Un'altra considerazione che volevo fare con te è questa. Avete una stima di chi tra i vostri associati ha tenuto chiuso? Non ce l'ha fatta a ripartire perché purtroppo, le difficoltà sono grosse. Ce l'avete, Enzo? Allora, direi che più del 50% sono ripartiti. Direi che il 60% delle aziende del settore metalmeccanico non ha mai chiuso. Non ha mai chiuso perché doveva far fronte, è riuscita a far fronte alle commesse in ordine che aveva in magazzino. Adesso stiamo iniziando ad accusare i primi seri colpi, perché il blocco del trimestrale ha bloccato tutta la filiera, per cui fatto salvo l'evasione degli ordini in magazzino,
adesso si presenta la fase più difficile, la riapertura dei mercati, il riadeguamento dei listini e il riallineamento sia della produzione che dei prezzi rispetto al fatto che ci si aspetta un'evoluzione su tutti i fronti. Per cui cambieranno i mercati, cambieranno i rapporti, si parla già di cambiamento di prezzi. E in questa fase di forte difficoltà e di mancanza di liquidità, le banche non hanno ancora ben chiaro quali saranno i ristorni che arriveranno dallo Stato, per cui oggi stamattina hanno pubblicato, ci hanno detto ufficialmente che ci daranno, il Ministero delle Entrate pubblicherà oggi il modulo per fare la richiesta da parte delle imprese dei contributi a fondo perso, però non sappiamo ancora chi, come, quando e quali saranno le modalità con le quali verranno erogati questi fondi. Per cui se le promesse e se i tempi sono quelli che finora sono succeduti ai decreti finora in vigore, sono tempi biblici. Si parla di un'istruzione di almeno 60 giorni prima di capire se ci saranno le possibilità o meno di accedere. Per cui oggi giugno, 60 giorni, agosto, ferie, settembre ripartita e chissà chi ripartirà, insomma. Speriamo, speriamo tanti, Enzo. Senti, intanto mentre noi stiamo parlando in diretta a Facebook, le nostre amiche ci stanno scrivendo. Paola dice che anche gli altri bambini hanno bisogno di socialità. Marzia chiede se addirittura in Svizzera gli asili non hanno mai chiuso. No, a me risulta che abbiano chiuso, poi sono ripartiti come le scuole. Non so se ne sai qualcosa di più tu, Enzo. Sì, anche in Svizzera hanno chiuso, hanno riaperto 15 giorni prima di noi, già 15 giorni fa le scuole e gli asili hanno riaperto. La differenza tra noi e la Svizzera è che in Svizzera la settimana dopo la chiusura le imprese e chi aveva una partita IVA, chi aveva un'attività, aveva i soldi sul conto per far fronte all'emergenza. È una differenza lieve ma sostanziale, questo Una differenza sicuramente molto importante, anzi assolutamente sì, come no. Ci saluta anche Paolo, dice sono frontaliere, la mia azienda fa metallurgia preziosa, nel periodo del pieno non abbiamo mai chiuso. Poi ci saluta ancora Marzia, che dice tutti i problemi solo in Italia. Beh, insomma, in effetti in Svizzera, come abbiamo sentito, qualche cosa forse di meglio è stata fatta. Poi ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi con alcuni dei ristoratori in Svizzera, loro sono ripartiti prima. E poi il nostro amico Alfio che dice che aprono le discoteche ma non i mercati dell'antiquariato vintage, anche quello è un problema, ce l'hanno segnalato. Colgo l'occasione per salutare anche Miranda, Marilisa, Teresa, Maura, buongiorno, Annalisa, buongiorno anche a te, Pina e tutti i nostri amici che ci stanno guardando. Iole, buongiorno anche a te e anche a Gilda, buongiorno. Con qualche minuto di ritardo questa mattina, ma ci siamo per il nostro approfondimento, ripeto. Enzo Fantinato, funzionario CNA Lario e Brianza. Con lui, io direi, abbiamo già fatto il punto della situazione, abbiamo sentito le criticità, le tante criticità della vostra categoria, no? Di chi come voi si alza presto al mattino e va a lavorare, adesso che è ripartito un po' tutto, no? Praticamente. Enzo, senti, nella tua concretezza mi dici solo una cosa, dovresti avere lì in mano la bacchetta magica, che cosa chiederesti per la CNA, per i vostri associati? Una cosa concreta al governo. Che il governo non ci chieda nulla, non ci dia nulla, non ci chieda nulla. I proclami sono soltanto sono stati sono solo proclami e nulla di fatto, di concreto ad oggi. Lo slittamento del pagamento delle tasse è soltanto slittato, è stato solo procrastinato, per cui non c'è concretezza, cioè meno burocrazia, meno proclami e più concretezza. Io non so se negli altri stati ci siano le difficoltà che ci sono in Italia. Certo è che negli altri stati hanno fatto meno parole, voglio dire. Noi abbiamo cercato di trovare soluzioni in modo mediatico, a parole, qui ci vogliono i fatti, lo sappiamo tutti, abbiamo un debito pubblico che è spaventoso, più elevato, noi abbiamo un debito pubblico che è pari a quello americano, cioè, paragonarci all'America sarebbe ridicolo, per cui voglio dire anche il potenziale economico e produttivo è paragonabile, per cui bisogna proporzionarlo ai debiti che abbiamo e purtroppo. Torno a ripetere, troppi servizi, c'è tanta gente
consuma il poca che produce, nel senso che poca che è messa nelle condizioni di poter produrre. Quindi c'è un divario enorme. La burocrazia, l'apparato pubblico sono per noi un meccanismo elefantiaco che ci ingessa da ormai da troppi anni. Dobbiamo trovare delle soluzioni, sburocratizzare, alleggerire. Io dico certezza della pena, ma certezza del lavoro, insomma. Certezza del lavoro, e questa è la cosa molto importante che credo molti di voi chiedono. Ovviamente saluto anche la nostra amica Luciana, tanti nostri altri ascoltatori stanno ovviamente dibattendo anche sul fatto, sul rapporto Italia-Svizzera, certamente un po' diverso, un po' differente, almeno in questa fase della ripartenza. Per chiudere, Enzo, e ringraziandoti ancora per la cortesia, le prospettive, vabbè, abbiamo parlato di questa ripartenza che non è facile, che è complicata. Però, come hai detto tu, almeno la metà dei vostri associati ce l'hanno fatta a rimettersi in moto. Le prospettive a medio-breve termine, parlando quindi di dopo l'estate, quali sono? Dipende tutto dall'iniezione di liquidità, dipende dalle promesse, dipende da venerdì, domani iniziano gli stati generali così tanto decantati, a senso unico, perché il governo si chiuderà in enclave, parleranno tra di loro, visto che ci ascoltano da lontano, e poi qualche soluzione e qualche intervento la nostra proposta l'hanno accettata, però vedremo, insomma, ci aspettiamo un'iniezione di liquidità vera, altrimenti dopo l'autunno, oggi le casse integrazioni bloccano i licenziamenti, ma le casse integrazioni non sono ancora arrivate, non sono arrivate neanche il 50% di quelle previste, per cui vengono liquidate ed erogate al 30% dell'importo mensile dello stipendio, per cui la difficoltà inizia a farsi sentire anche i nostri imprenditori, che poi sono dei lavoratori con i quali che condividono la loro attività con i propri dipendenti, stanno cercando di far fronte in tutti i modi. Io ieri ho telefono con un'impresa che mi diceva: io sto dissanguando, però come finisce la cassa integrazione, se mai arriverà, non so cosa succederà, insomma. Ecco, perché, e chiudiamo tra l'altro, non ci sono certezze, per cui speriamo che veramente i soldi promessi arrivino veramente a fondo perso, perché, sì, ecco, esatto, questo è molto importante. A fondo perso ne abbiamo insistito molto nei giorni scorsi, abbiamo parlato anche con Currò, il parlamentare 5 Stelle, proprio l'altro giorno direttamente da Roma. Io direi chiudiamo anche con una considerazione che fa la nostra ascoltatrice, che saluto tanto, che si chiama Manuela, e dice: abbiamo una ditta a Cermenate, lavorazione metalli. In questi periodi, negli anni precedenti, dice Manuela, eravamo pieni di lavoro. Ora, dice, se tiriamo mezza giornata è tanto. E credo, Enzo, che quello che dice Manuela è un po' la sintesi, no, di quello che abbiamo detto questa mattina. Concordi? Confermo pienamente. Guarda, gli artigiani stanno facendo lavorare a rotazione i dipendenti proprio per riempire le settimane, per dare la sensazione ai propri dipendenti che il lavoro c'è, per non farli entrare in questo momento nella disperazione, insomma, perché stanno veramente centellinando le ore, gli ordini, per poter far lavorare tutti i propri, i loro dipendenti, ma serve veramente. E poi una cosa che ci si è dimenticati è che si doveva partire dalla base. I comuni sono quelli che sono a contatto con il territorio, per cui secondo me il governo avrebbe dovuto fare una manovra al contrario, coinvolgere i comuni e dare la possibilità, scioglimento del patto di stabilità, e dare la possibilità ai comuni di riaccedere a casa dei prestiti per far fronte a livello locale alle esigenze delle imprese. Questo però è un tema che magari affrontiamo in un altro momento, ma ci tengo a sottolineare questo passaggio, perché noi come CNA a livello regionale l'abbiamo detto più volte, l'abbiamo sottolineato, ci sono dei documenti anche che a riprova di quanto sto dicendo, per cui speriamo che anche questo appello venga ascoltato. Ecco, Luciana aggiunge anche che il suo compagno lavora in un albergo, ha iniziato una settimana fa, fino a fine giugno, dice, solo weekend. Il proseguo, punto di domanda, ci chiede Luciana. Cara Luciana, io purtroppo non so darti una risposta, nemmeno Enzo, credo, giusto Enzo? Guarda, io proprio lunedì ho qui da me gli operatori del lago, per cui i noleggiatori di barche, di motoscafi, dei non-rent,
la stagione è persa, siamo a giugno, adesso ci si mette anche il tempo, per cui da lunedì speriamo che si apra la stagione anche meteorologica, ma metà della stagione ormai è persa, per cui anche lì se non ci sono i turisti, se non ci sono gli aerei, se non si viaggia, se non ci si muove, ma soprattutto se non ci sono i soldi, perché il turismo è un di più, se uno non ha fame, cioè un popolo deve avere il pane e il latte garantito e poi può pensare ad altro, ma se non ha il pane e il latte fa fatica a pensare a qualcos'altro dopo mezzogiorno, insomma. Salutiamo anche Gilda, dice un sacco di amici che sono in crisi e la cassa non arriva. Purtroppo Gilda è una di quelle che allora, come tanti, è in difficoltà da questo punto di vista. La chiusura è con Giorgio Colombo, che tu credo conosci molto bene. Grande Enzo, difendi i tuoi artigiani. Difendili, Enzo, mi raccomando, perché io credo che tanti hanno bisogno anche della vostra tenacia, diciamo così, caro Enzo. E grazie della partecipazione questa mattina in diretta. Grazie, eh. Grazie a voi, a presto, di nuovo, ciao ragazzi, in bocca al Ciao, lupo. grazie, in bocca al lupo a te. Ciao Enzo.